Ave a tutti i miei legionari e barbarazzoni iscritti, io sono Alessio PCM, vi do il benvenuto e il bentornato sul mio canale e oggi siamo nuovamente su Geopolitical Simulator 4 Power and Revolution, versione del 2019 con Augusto che è tornato e si trova a guidare le redini del, stavo per dire, del Regno d'Italia, no, della Repubblica Italiana, pardon, piccolo lapsus momentaneo. Come al solito invito tutti i barbarazzoni iscritti a iscriversi al canale una volta che avrete finito il video, naturalmente Augusto approverà la vostra mossa, diciamo, e invito tutti voi a lasciare qua sotto un bel like e a condividere la campagna. Inoltre, come al solito, vi ricordo di attivare la campanella per ricevere una notifica ad ogni nuovo video, così come di controllare la schermata della community dove pubblico notizie e sondaggi. Ok, ed eccoci qua. Cosa stiamo facendo? Sinceramente non mi ricordo. Sinceramente non mi ricordo, è passato qualche giorno. Non abbiamo leggi in corso. Off-screen ho fissato degli incontri con i prestatori internazionali che voglio assolutamente diminuire gli interessi che andiamo a pagare. Abbiamo un summit dell'UE il 21 e poi mi sa che dobbiamo aspettare semplicemente che l'ONU ci dica se diventiamo membro permanente o meno. Non penso, ma in ogni caso almeno potremo aggiornare la nostra visione e vedere con chi dobbiamo migliorare ulteriormente le relazioni. Con la Cina sembrano essere migliorate, se non mi ricordo male all'inizio erano rossi rossi, nel senso ci odiavano pesantemente, adesso sono ostili, però in ogni caso ci vedono discretamente. Se andiamo sulle mappe, nello specifico quella economica, vediamo che la Russia è favorevole, è un po' sfavorevole la Cina, però non è rivale. Rivale abbiamo solo l'Iran in tutto il mondo e la Nord Corea. Ah, e tra l'altro questi qua non sono considerati i nostri migliori amici, Slovenia, Austria e Svizzera. Wow! Meraviglioso, meraviglioso. In ogni caso, vediamo di fare un attimo quei contratti. E però, prima di quei contratti, ora che ci penso, c'è un'altra cosa molto importante che mi avete consigliato nei commenti di fare, che se non me lo dicevate voi, ragazzi, succedeva un casino. Ovvero, non abbiamo neanche un po' di fondi per le minacce nucleari. Se lasciavo tutto così, la centrale appena costruita saltava per aria. Quindi, grazie, ragazzi, che mi avete avvertito. Allora, abbiamo un deficit, o meglio, un surplus di bilancio di 8 miliardi. Io non voglio andare a disintegrarlo tutto completamente subito, ma di sicuro un miliardino comincio a metterlo. Lo andrò ad aumentare ulteriormente, comincio semplicemente a fare questo. Andremo a regolare le tasse però una volta che avremo sistemato la cosa degli incontri con i prestatori. Ok ragazzi, sono riuscito a fare tutti gli incontri e a diminuire tutti i tassi di interesse, tra l'altro tutte cifre tonde praticamente, o perlomeno in quarti di percentuale diciamo, e sono molto contento di questo, sapete che mi piacciono queste cifre. Adesso ci dovrebbe essere il summit europeo che penso sarà sul budget assegnato all'agricoltura, quindi sul... Ah mio Dio, ho un nome specifico, vabbè, non importa. 34%, ma sentite, mettiamo qualcosa anche su altro, quindi facciamo un 30%. Dai, facciamocelo bastare. Cos'altro c'è? Campionato mondiale di nuoto Guangui Ambizioni. Inizierà fra una settimana. Ok, benissimo. Adesso, qualche altra cosina che vorrei fare, consiste nel diminuire l'IVA e aumentare un pochino le transazioni finanziarie. Questo perché? Perché l'IVA finisce per impattare sulle classi basse e diminuendola andremo ad aumentare i consumi. Le transazioni finanziarie vanno a impattare su tutti, ma in misura decisamente maggiore sulle fasce più alte. Nel senso, in realtà è proporzionale. La transazione finanziaria, o meglio, la tassa sulla transazione finanziaria è uguale per tutti, ma naturalmente ha un impatto minore dell'IVA. Ok, Presidente della Commissione Europea, riunione del summit, l'hanno addirittura alzato. Molto bravi, vedo che la nostra opinione è stata tenuta in forte considerazione. Tra l'altro, mi avete dato molti consigli e suggerimenti. Nello scorso video io me li sono segnati tutti, magari non li faremo tutti in questo, ma in ogni caso, se avete consigli o suggerimenti, pur non essendo una campagna interattiva, vi invito a scriverli qua sotto. Io quelli più interessanti me li segno, vi rispondo pressoché sempre ai commenti e sono disposto ad ascoltare nuove idee e nuove prospettive. Perfetto, siamo anche riusciti a fare il livello di protezione di bronzo per le nostre infrastrutture nazionali, il che mi rende un po' più tranquillo e ci proteggerà da eventuali attacchi informatici. Giorno del superamento, cos'è? Basato sulla quantità di risorse... Ah, ok. Essenzialmente 31 luglio abbiamo finito tutte le risorse che la Terra può rinnovare annualmente, ok. Luciano Gacco finisce il Tour de France in seconda posizione, bravissimo. Il nostro campione di ciclismo è riuscito... E perché è tremendo?
Non si tratta solo di una prestazione individuale, questa è anche la conseguenza di una lunga collaborazione tra l'autorità e la federazione. E perché è tremendo? Vabbè, ok, non facciamoci troppe domande, tra l'altro la nostra reputazione sta andando alla grande, oserei dire. È finito il mese, perfetto, sei davvero grande, lo so, non serve che ce lo dici, anche perché stai parlando con Augusto e Augusto è sinonimo di grande, anzi è più che grande, è divino, quindi non c'era neanche bisogno di dirlo. Vediamo un attimo se debito pubblico, surplus in percentuale, no, quello che volevo vedere io era servizio al debito è diminuito di 0,1%, del 0,1%, in percentuale dal 130 al 124 e miliardi niente, però ok, va bene comunque. Per quanto riguarda l'economia, siamo ancora in crescita, sì, siamo su un 5,4% stabile, il che non è per niente male, mentre con il lavoro siamo una disoccupazione dell'8%, che direi che è un miglioramento considerevole. Quindi, allora, quelle tasse aggiuntive che volevo mettere era, allora, quella sulle grandi aziende digitali la vorrò alzare in seguito, anche perché quella su tutte le altre società e al 27 mi sembra giusto andare un minimo a colpire anche le grandi aziende digitali, ma non lo faccio ora perché, se ben vi ricordate, peggiora le relazioni con gli US e la Cina. E le relazioni con la Cina ci importano alquanto. Piuttosto, vorrei alzare appena la tassa sul carbonio, che ci dovrebbe comunque permettere un po' più di entrate. Se lo porto a 20 avrebbe un impatto eccessivo? No. Devo dire che piacerebbe anche questa tassa, quindi facciamolo a 20, perfetto. E abbiamo 400 milioni, ricordiamocelo, che entrano. Poi abbiamo la tassa sull'inquinamento industriale, questa qua, vabbè, possiamo provare ad alzare anche questa. Ci faremo 700 milioni, che non è male. Ok, e siamo a 1 miliardo 200 mila. Lo so, ragazzi, che le tasse non sono la soluzione, però di sicuro, come dire, aumentare i nostri introiti per andare a spendere su settori che ci importano e nello stesso tempo migliorare anche all'ambiente è una buona cosa. Un miliardino e due, vediamo se riusciamo quella sulle transazioni finanziarie. Ok. E così siamo a 2 miliardi di guadagni. 2 miliardi di guadagni che naturalmente non possiamo fare tutti così. 21,75, 21,8, 21,9. Vabbè, 0,1 punto per cento non sarebbe male. E se io invece lo facessi sui contributi previdenziali? Vediamo a carico del datore, un miliardino. Però preferirei l'IVA, sinceramente. Preferirei di gran lunga l'IVA. E vabbè, facciamo un 21,9. Vediamo innanzitutto se il Parlamento me la fa passare. Sì, me la fa passare. E dovrebbe anche andare. Sapete cosa però? È che sono un sacco di soldi e forse preferisco diminuire piuttosto i contributi previdenziali se mi costa meno. 8%, 8,5. Sì, facciamo una diminuzione di questo tipo, che aumentiamo comunque il potere d'acquisto. Perfetto. Una sveglia, a caso. Perfetto. E oltre a questo andiamo a mettere ancora un po' di fondi di questi qua che sono entrati sull'ambiente, nello specifico sulla protezione dalle minacce nucleari. Ok, bene o male abbiamo speso quello che abbiamo guadagnato. Vediamo se le leggi passano, naturalmente. Ok, ragazzuoli, i francesi ci hanno appena passato due caccia che volevamo comprare da loro. La Cina ha appena scoperto l'esoscheletro robotico. Rivoluzione scientifica, l'hanno mantenuta confidenziale, ok, intrigante. Tra l'altro, l'8 verranno votate due leggi, quella sul carbonio e sull'inquinamento. Hermione Wilson celebra nuovamente Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto, perché è il migliore, attrice internazionale dedicata alla causa delle donne. Prego, non c'è di che, lo sappiamo e facciamo tutto il possibile per questa causa. E le due leggi Carbon Tax passata. Sull'inquinamento industriale è passata, perfetto. E adesso ci sono le altre due, pagamento dei contributi e transazioni, che verranno votate 11 e 14. Ah, tra l'altro c'è un aumento della felicità in Italia, wow. Non mi ricordo tra l'altro dove questo indicatore poteva essere visto, su popolazione forse. Beh, non è mica aumentata di poco, la felicità è aumentata di un bel po'. Buono, buono. Legge sul pagamento dei contributi previdenziali a carico del lavoratore, passate, siamo al 99%. Congratulazioni per la popolarità, grazie. Ok,
La Cina vota ancora contro, però infami. Abbiamo sei paesi che votano a favore: Guinea, Sudafrica, Indonesia e Costa d'Avorio invece che dicono di no. Quindi dobbiamo lavorarci ancora un po' la Cina e quei quattro paesi là sotto. Va bene, mo me li segno un secondo. Mo. Molto. Io non sono del sud, non propriamente, però ogni tanto mi viene mo. Allora, tornando quindi a questi paesi qua, abbiamo detto che per gli aiuti ci interessano. Qualcuno ha bisogno di aiuto qua? C'è stata un'eruzione in America, ma per il momento anche no. Nostri aiuti. Guinea Equatoriale. Aumentiamo di 100 milioni, che non è per niente poco. Aumentiamo in Costa d'Avorio anche qua di 100 milioni e arriviamo a 250. Poi abbiamo, che era anche quella che aveva bisogno di una spinta in più, Indonesia e Sudafrica ci mancano. Indonesia, 250 milioni anche a voi. E Sudafrica, 250 milioni anche a voi. Vediamo se con la Cina può aiutare. Di solito non aiuta particolarmente mettere dei fondi alla Cina, aiutano di più i contratti, ma vale la pena farlo, secondo me, nel senso, di sicuro può solamente aiutare una cosa del genere. Il Giappone ha appena scoperto il computer ottico, che figata! E l'ha tenuto confidenziale. Siete proprio dei ragazzi cattivi, dannazione. Cos'è successo? Legge per la tassa sulle transazioni finanziarie, giusto? È passata, perfetto. Campionato mondiale di nuoto di Guangzhou, uva e acerva. Ok, non è andato bene. Ci vuole incontrare il presidente della Bosnia Erzegovina. Ok. Il 25 c'è un summit con il G7, il 26 mi ero fissato un incontro con il cancelliere svizzero. In realtà ha chiesto l'incontro e io l'ho posticipato alla fine del mese, anche se lui voleva farlo subito. Adesso guardo un attimo cosa potremmo fare con i nostri amici cinesi. Vediamo cosa possiamo comprare da loro o cosa possiamo vendergli. Ragazzi, c'è una cosa molto divertente. Consegna di 4 elicotteri dal Regno Unito. Consegna di 4 lanciamissili dalla Francia. Consegna di 4 carri armati dal Regno Unito. Grazie di preoccuparti dell'ecologia. Non lo so, è arrivato in una successione che mi ha fatto un po' ridere. In ogni caso adesso dovrebbero rispondermi per i contratti cinesi. Stiamo trattando da un po' di giorni ormai, penso che sia l'ultima possibilità di contrattare se no rifiutano. E sto cercando di acquistare del cemento. Ho comprato ovviamente tutto il cemento che ci serve. Ne usiamo tipo 122 milioni di tonnellate, ne produciamo tipo 20, le altre 100 le ho importate a 86-50 tonnellate, noi le importiamo di solito a 95-97 dalla Cina. Direi che è un accordo della miseria, anche perché sono 8 miliardi e mezzo di contratto. Mentre volevo comprare parte della nostra fornitura, diciamo, di cotone, sempre dalla Cina, ma non ha avuto il risultato sperato questa mossa, quindi vabbè, niente, non importa. In ogni caso, io vorrei fare anche qualche altra legge, magari in questo momento non molto, come dire, democratica sul Parlamento. Il punto è che finché non siamo membri permanenti dell'ONU, io preferirei, come dire, tenere un profilo basso. Quindi chiedo nuovamente di diventare membro permanente e vediamo cosa succede. Ah, tra parentesi, ho raddoppiato la donazione alla Cina. Riduci il debito dei paesi poveri e i voti. Primo Ministro, piacerebbe a vostro parere su quale tema vuole discernere? Non ci interessa per il momento, sto già facendo questo, quindi grazie. Richiesta accettata, perfetto. Riunione del summit. Ah, giusto, vediamo cos'è il summit. Ah, era quello il summit. Ah, vabbè, niente, non importa. Vediamo invece cosa vuole. Sì, incoraggiamento, certo. Cosa vuole il Primo Ministro svizzero? Mi dica. Vuole acquistare da noi reti di distribuzione idrica. Wow, ok. Sembra interessante come contratto, lo importano anche a un prezzo altissimo. Vediamo di firmare qualcosa di interessante. Ok, ragazzi, vendiamo quasi tutto il nostro eccesso di reti idriche, di reti di distribuzione idrica, per il doppio del prezzo a cui lo vendiamo attualmente. Direi che è un contratto della miseria quello che mi ha proposto il cancelliere svizzero. Grazie, è stato un piacere fare affari con lei. Ah, mentre la Bosnia-Erzegovina vuole venderci della bauxite che loro hanno in eccesso e noi ne abbiamo bisogno. Va bene, io farei un contrattino anche qua. Niente, non è andato a buon fine, ma potrebbe essere qualcosa di interessante da trattare con la Cina. Guardiamo un attimo se per caso loro ci venderebbero della bauxite. Un altro contratto in più con loro di sicuro non sarebbe male. E no. Va bene, peccato.
Ragazzi, io direi che per questo episodio ci possiamo salutare. Come al solito, spero che il video vi sia piaciuto. Lo scopo in questo momento è principalmente diventare membro permanente dell'ONU ed è per quello che non sto facendo mosse più eversive, diciamo. E sto continuando a richiederlo, di diventare membro permanente, anche perché a fine anno non tutti, ma alcuni dei membri non permanenti potrebbero cambiare e aver migliorato le relazioni con loro per niente sarebbe un peccato. Cioè, spero di riuscire per l'appunto entro fine anno a diventare membro permanente, ma chissà quel che sarà, chissà. Legionari, avvi a tutti e ci vediamo nel prossimo episodio.